Sono più di 5.000 le persone arrestate a Cuba durante i 3 giorni di proteste contro il governo, tra cui 120 tra attivisti e giornalisti. La contestazione è iniziata domenica quando migliaia di cubani sono scesi in piazza per protestare contro la repressione del governo e i problemi economici del paese. In segno di solidarietà con il loro popolo, i rappresentanti della comunità cubana residente a Napoli sono scesi in strada questa mattina per un flash mob che aveva l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana su quanto sta avvenendo nel loro paese. L'iniziativa sul lungomare è a breve distanza dalla sede del consolato americano di Napoli. Ci sono tantissimi italiani? Che Cuba è stato il primo paese che ha fatto il passo avanti con del Covid. Allora noi chiediamo anche all'Italia che ci deve aiutare in questa situazione che sta Cuba adesso, che è molto importante. Noi Cuba, con tutta la fame e la miseria che abbiamo, siamo stati qua di fronte all'Italia. Adesso chiediamo, l'Italia deve stare di fronte a Cuba in questo bisogno. Stanno bambini, stanno donne incinta che le vanno a prendere dentro casa, ragazzini di 16 anni che li mandano a combattere di fronte al loro popolo, li mettono un'arma in mano che non reggono manco di tanto secco, morti di fame che stanno.